Come ho anticipato quando mi siete venuti a trovare lo scorso febbraio a Palazzo Chigi, mi è piaciuto molto il vostro manifesto, la vostra iniziativa, e penso che chi ha delle responsabilità politiche di vertice, come il sottoscritto, debba dare dei segnali concreti, non possa limitarsi a dire che bella iniziativa, ma come siete bravi, ma come siete belli. E quindi oggi vi confermo l'adesione alla vostra campagna e vi porto anche un gesto che rimane simbolico, piccolo gesto, che rimane simbolico ma un gesto concreto. Quindi 5 fucili della nostra difesa, verrà rinunciato l'acquisto a 5 fucili per sostenere le vostre iniziative. Così il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel borgo di Rondine annuncia di spostare dal bilancio del Ministero della Difesa il costo di 5 fucili per finanziare una borsa di studio dello studentato di Rondine. Soldi che serviranno a formare i leader di pace. La campagna, che si chiama infatti Leaders for Peace, portata avanti da Rondine, è così sposata definitivamente dal nostro paese. 50 leader all'anno. Quindi sarà un laboratorio artigiano di grande qualità umana, perché l'umanità ha bisogno di una leadership nuova che governi processi che non si sono mai visti nella storia. Una realtà, quella di Rondine, nata nel 1988 e che nel tempo ha fatto dialogare studenti di paesi in conflitto. È una scommessa sull'educazione e io anche come presidente della CEI, noi per 10 anni abbiamo lavorato sull'educazione, cioè sulla vita buona che viene dal Vangelo. Ho detto affrontiamo anche altre problematiche, ma non lasciamo questo binario che alla fine poi è sempre il binario principale su cui dobbiamo camminare e che risponde anche a quello che Papa Francesco ci chiede nell'Evangelii Gaudium. Ora la speranza è che dopo l'Italia altri paesi sottoscrivano questo appello. Stiamo lavorando con almeno 35 paesi che sono molto interessati, stiamo lavorando per arrivare alla definizione come abbiamo fatto con il Presidente Conte, sono passi piccoli, simbolici, concreti, ma i simboli indicano la direzione. Lo stanziamento, tenete conto che ogni fucile costa all'incirca 2-3 mila euro, quindi corrispondenti 5 fucili. Come si è appena detto, un gesto simbolico e concreto è piccola cosa, ma se si riesce a coinvolgere un'iniziativa e portare questo appello, condividerlo con gli altri leader, e io ho la possibilità di farlo nella mia posizione, con gli altri capi di governo, con gli altri capi di Stato, significherebbe evidentemente diffondere a macchia d'olio in tutto il mondo una nuova sensibilità.